Ehi, Chris, non ti butti dentro? Ah, posso fare il bagno con la maglietta addosso? No, che non puoi fare il bagno con la maglietta addosso. Aspetta un secondo. Che cos'hai sotto la maglietta? Hai dei lividi? Qualcuno ti ha forse picchiato? Lois, che cosa hai fatto a mio figlio? Ti dispiacerebbe abbassare la voce? Lo stai mettendo in imbarazzo. Di che stai parlando? Se volevo metterlo in imbarazzo, facevo una cosa così. Ehi, ehi, gente, guardate qua, il padre di Chris Griffin, Peter Griffin, che cosa sa fare? Oh. Morta nella stanza di Chris questo weekend. C'è puzza di latte rancido là dentro. Se sapessi dov'è questo latte, darei una pulita. Parli come Satana. Sei un fallimento sia come operaio che come padre. No, aspetta un minuto. Non sarò perfetto, ma almeno amo i miei figli quanto basta da non passare ogni minuto della giornata a lavorare. Io sono un ottimo padre e questo è più di quanto si possa dire di te. Oh. Peter, non mi avevi mai parlato così prima d'ora. Sei licenziato! Ah, e io ti denuncio per molestie sessuali sul posto di lavoro. Ci vediamo a casa. Arrivati a quella fabbrica di Twinkie avremo tutto il cibo che vorremo. Addio, casa, dolce casa. Chissà, forse un giorno ritorneremo. Ehi, Joe, puoi darci un'occhiata tu? Di qui non mi muovo, sono fuso con il terreno. Ecco, signor Swanson, queste terranno i topi lontano. Grazie, tesoro. E va a scuola, eh? Ti spiezzo in due! Coraggio, Stewie, perché non vuoi fare la pipì sul water come un bambino grande? Ricordo ancora il giorno che imparai ad usare il water. Ero così orgoglioso di me stesso. Ehi, Lois, ce l'ho fatta! Oh, salve, bambini, io sono Santa Claus. Mi alleno per il Natale. Ma tu sei bianco. Jack e Sara mi hanno detto che Babbo Natale è indiano. Non è vero, Babbo Natale è nero. Non può essere nero perché non mi mette paura. Chiudi il becco, Gandhi. Babbo Natale è cinese. Come fa ad essere cinese? Babbo Natale non ha gli occhi a mandorla, non mangia con le bacchette, usa la slitta, non la bicicletta. Torna nella tua risaia, muso giallo. È molto importante che tu cerchi di restare calmo. Agitarsi non serve a niente. Certo, è facile parlare quando ti restano tutte e due le tette. Smettila di parlare in questo modo. Domani andrai dal dottore e sarà lui a dire... No, dal dottore non ci vado, Lois. Da retta a me, penso che sia meglio fingere che questa cosa non esista. Proprio come abbiamo fatto con il polipo. Cos'era il terremoto? Era un camion di passaggio. Signor Weed, distintissimi membri del consiglio, vi presento il super mega giocattolo dell'anno, Mr. Zucchini! Con quel suo irresistibile stile hip-hop, il suo bel zucchotto e i suoi Doc Martens. Grazie, Peter, è sufficiente. Aspettate, aspettate, adesso viene il meglio, eccolo, balla! Ho visto abbastanza! Inappropriato! Non faccio sesso da 4 anni. Signori, le mie scuse per aver abusato del vostro tempo. Peter è molto apprezzato, come ha detto alla linea assemblaggio, ma sarete felici di sapere che la nostra compagnia non lo paga per pensare. questo lo prendo io. Niente telefonate. Tesoro, sta fermo e lasciati fare il bagnetto. Sei tutto sporco. Io sono sporco! Io sono sporco! Sei tu quella che è tutta sporca. Che mi dici adesso? Oh! Dico, ma come osi? Ehi, Stewie, ti ho visto il culetto. Ecco, guardalo bene, sacco di lardo. E già che ci sei, facci delle foto. Così avrò qualcosa da portare in tribunale, vecchio pervertito. Peter, da quando ti interessi del consiglio scolastico? Lois, al signor Farkas hanno fatto le scarpe. E se correre contro di te è l'unico modo per riportarlo in classe, allora mi metterò a correre come fossi l'uomo da 6 milioni di dollari. Possiamo ricostruirlo. Abbiamo la tecnologia. Ma non voglio spenderci una barca di soldi. Ah, il Palazzo delle Nazioni Unite. Oh, vorrei tanto che Chris potesse essere qui. Non è straordinario vedere come tante culture diverse possano vivere insieme? Cacchio, non c'è più neanche un asciugamano in bagno. Peter! Scusa.
Questi cosi non ti asciugano mai del tutto. Lois, hai visto la mia barba finta? Oh, cacchio, sono incastrato nelle scale. Oddio, fammi morire ora. Pronto? Karen! Lois, stavo pensando, perché non volo giù a Palm Springs a riprendere Stewie? Davvero? Sì, un viaggio è quello che mi serve per schiarirmi le idee. Beh, sarebbe una cosa meravigliosa. Avrei un po' di tempo per finire il libro che sto leggendo. O non riesco mai ad avere un po' di tranquillità. Vi piace fare il comodo vostro in casa mia, eh? Faccio vedere io, sporche bastarde! Giovanotto, dov'è che hai preso questo rospo? No, non è mio. Credimi, Chris, meglio lasciar perdere le droghe. Io le ho provate una volta, un grosso sbaglio. Vedi le cose in modo troppo reale. Miseria ladra, ho le allucinazioni! Papero? 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 Dite, qualcuno sa com'è finito Perry Mason ieri sera? Mi sono addormentato durante il verdetto. Oh cielo, mi sa che tocca ancora a te. Oh, guarda, oh, sei una vera bellezza. Sì, sì, ti piace così, non è vero? Sì, sei carrozzata niente male. Oh, come hai detto? Come hai detto? Vuoi che entri dentro di te? Resteremo soli contro il mondo intero, amico. Attenzione, presidente Griffin. Come lei può rendersi conto benissimo da solo, la mia grammatica fa acqua. Ma cosa più importante, stiamo per dare inizio all'operazione cannonate sulla tua casa. Quello che inventa i nomi delle operazioni in ferie. Fuoco! Eri curioso di sapere com'è? Com'è questo? Basta, biscotti, Stewie. Ti rovinerai l'appetito. Oh, andiamo! Accidenti alla bassa statura! Se fossi stato alto, oh, pensa dove sarei a quest'ora. Stanchi di non trovare un abito della vostra taglia, lo ero anch'io. Perciò ho creato la linea di abbigliamento maschile Stewie. Se siete alti e grossi, troverete una calda atmosfera con personale esperto e servizi personalizzati. Ehi, Stewie, che aria tira lassù? Molto sottile, come i nostri prezzi. Coraggio, parla con me. Mi sembri un tantino giù. Pensavo che la prima volta in un bar così ci sarei venuto con Papone, ma lui non ha tempo per me. Oh, caro, crescere vuol dire anche imparare che gli adulti non sono perfetti. Tuo padre merita una seconda occasione. Wow, sei la fine del mondo. E vai. Oh, no, no, porca miseria, ho finito i soldi. Accetti il bancomat? Certo. Mi fai anche l'estratto conto?